o ringraziare i nostri già capigruppo, cioè quelle persone che hanno contribuito alla crescita, allo sviluppo, all'attenzione, al coordinare, a mettere insieme i gruppi alpini della Valle Cavallina. Capogruppo ha un ruolo importante, è un po' l'anima del gruppo alpino, è colui che dedica tempo, dedica energie, che dedica le sue risorse per tenere insieme, per far vivere, proprio nel vero senso della parola, il gruppo. E quindi noi vogliamo ringraziare. Molte volte le ringraziamo quando è troppo tardi, le ringraziamo quando, come diciamo noi alpini, sono andati avanti, mentre le persone vanno ringraziate quando sono ancora con noi, quando possiamo guardare negli occhi e vederli per qualche attimo magari sorridere e per qualche attimo magari fargli ricordare, ringraziare per il lavoro fatto. Ecco, allora noi con questa rassegna vogliamo proprio pensare a loro. Che belli che 16 anni fa hanno creduto in questa manifestazione, l'hanno portata avanti con sacrificio ma con tanta tanta gioia. Quest'anno poi ricorre il centenario dell'inizio della grande festa, quindi ecco un altro momento importante. Questa sera sarà un pochino o più lungo delle altre serate, magari nell'introdurre la serata, che è importante. Il 24 maggio 1915 l'Italia entrava in guerra. Entrava in guerra in una guerra che è stata drammatica per l'Italia. Una guerra combattuta in montagna. Io vi do solo dei dati. La popolazione italiana nel 1915 era di 30 milioni di persone. La grande guerra vide morire sui campi di battaglia più di 600.000 persone, più di 1 milione di persone furono di feriti e mutilati. Questi sono i dati fermi, i numeri di quello che è stata la grande guerra, qualcosa di drammatico. Ed ecco allora che noi vogliamo ricordare quei momenti, ma vogliamo ricordare le persone. E quindi questa rassegna avrà anche l'obiettivo di far ricordare. Magari qualcuno di noi ha ancora i ricordi delle storie dei nonni che hanno fatto la grande guerra, tipo l'America per i bianchi si ricorda le persone che hanno combattuto, quelle persone nate nel 1895, 96, 97, 98, 99. Su quelli che sono partiti per la grande guerra e che raccontavano i fatti della grande guerra. Una grande guerra proprio è stata definita grande per la violenza che ha avuto questa guerra, che si è combattuta al nord. Però in questa grande guerra c'erano soldati da tutta Italia, dalla Sardegna. E io, per farvi capire una cosa della grande guerra, vi dico solo l'introduzione del libro di Emilio Lassus, Un anno sull'altopiano. Introduzione fatta da un grande scrittore, uno dei più grandi scrittori di storie degli alpini o delle guerre. Assieme a Vedeschi, un altro grande scrittore è stato Mario Rigoni Sterna, quello che ha scritto Il sergente nella neve. E Mario Rigoni Sterna dice: tra i libri sulla prima guerra mondiale, Un anno sull'altopiano di Emilio Lassus è per me il più bello, non tra i più belli, il più bello. Tra quanti ne ho letti, studiati, consultati da autori italiani, austriaci, tedeschi, francesi, inglesi, russi, americani, nessuno, proprio nessuno, mi ha coinvolto e reso partecipe come questo libro. E l'inizio di questo libro dice: il capocoro intonava quel mazzolino di fiori, il coro della compagnia rispondeva che viene dalla montagna e il canto animava i soldati affaticati
Eravamo in marcia da 3 giorni. L'immobilità della lunga vita sedentaria sul carso ci aveva reso incapaci di grandi sforzi. La marcia era penosa per tutti. Ci confortava solo il pensiero che saremmo andati a combattere in montagna. Ed ecco allora che noi questa sera vogliamo proprio ricordare questi momenti con il canto. Io allora vorrei chiamare qui l'ensemble vocale femminile. Jesus, I am on your side. Kiss me, Jesus.